Storie di Motoestate, siamo con Diego Giugovaz, apprezzato pilota degli anni 90-2000, tanti titoli per te, soprattutto due campionati europei nella classe GP e nella classe Supersport, e oggi sei al Motoestate e sei qui con un amico. Ciao a tutti, sì, sono qua con un amico. Diciamo, come dicevi te, appunto, a livello tecnico do sempre una mano a tutti i ragazzi che iniziano a fare delle gare, in questo caso al Motoestate, che è un campionato, secondo me, per chi inizia a low cost e ti porta appunto ad affrontare magari gare più importanti come può essere la Coppa Italia o il CIV. Ecco, lo dicevamo, la tua è stata una carriera importante, avrai un ricordo che ti è rimasto nel cuore? Diciamo che una gara che mi è rimasta impressa anche negli anni è stata la gara di Monza del 95 nella GP 125, quando ho duellato con Valentino Rossi, c'era Ivan Goi, Lucio Cecchinello, è stata una bella gara e alla fine ho finito secondo, una bella soddisfazione. Conosciamo quindi Diego Giugovaz oggi, smessa la tuta, qual è la tua vita di tutti i giorni? Diciamo che adesso sono sempre nel mondo delle moto, magari collaudo qualche moto per qualche team, per qualche amico, amatore, così. E come hai visto anche oggi nel paddock, qualche consiglio a qualche giovane lo do sempre. E allora diamo questo consiglio. Come, secondo Diego Giugovaz, un ragazzo giovane può approcciare al mondo delle corse? Ah beh, questo è un esempio, diciamo, lampante. Qua è un low cost che tutti possono avvicinarsi al motociclismo, alle gare, e ripeto, ho visto tanti giovani che iniziano ad andare veramente forte in poche gare, perché diciamo da Varano arrivare qua a Cervesina ho visto dei miglioramenti di parecchi giovani.